ringraziamo dell'opportunità e ci riconosciamo ovviamente nel processo e nel percorso del laboratorio, che tra l'altro è parte integrante anche del Comitato Acqua Bene Comune a tutti gli effetti, per cui c'è una sorta di continuità e di coerenza. Penso sia importante innanzitutto sottolineare e apprezzare i candidati che hanno deciso di essere presenti qui con noi questa sera, di uscire per un attimo da occasioni di campagna elettorale che spesso rischiano di essere occasioni un po' patinate, autoreferenziali, tese soprattutto a definire una occasione di consenso e di delega e poco dentro una possibilità di confronto vero senza reti con la cittadinanza. E quindi questa riteniamo sia una importante occasione anche di assunzione di responsabilità esplicita da parte dei candidati rispetto alla comunità su temi e questioni che hanno attraversato il dibattito nella nostra provincia e non solo in modo significativo. Le occasioni di confronto da un punto di vista anche di iniziativa politica e collettiva non è che siano state moltissime da parte dei soggetti anche istituzionali, amministrativi su questi temi, anzi possiamo dire che praticamente non ce ne sono state, quindi questo è un primo dato da cui partire, insomma c'è stato un silenzio assordante e una insensibilità nel confronto con le comunità su quello che stava accadendo all'interno di questo servizio, che è già un elemento forte di discussione, riflettere sul perché è accaduto e su quali concezioni della democrazia e della trasparenza stanno poi dentro anche gli assetti istituzionali. L'altra questione che non possiamo rimuovere però è quella che siamo a meno di un anno dall'esito del referendum, un risultato straordinario ottenuto, e questa è l'altra questione che intendiamo porre questa sera, esattamente da un lavoro nei territori, dal basso, tra le comunità, senza padrini e senza padroni, nel senso che poi chi si è cercato di collocare all'interno della vittoria referendaria gli ultimi 15 giorni più o meno, fiutando l'aria che cambiava, lo ha fatto in modo evidentemente strumentale, con molto opportunismo e molto trasformismo. Tant'è che magari gli stessi che hanno aderito alle iniziative referendarie erano alcune stesse forze politiche che avevano proposto, legiferato su quelle leggi che poi il Comitato ha indetto il referendum, e altre forze politiche in modo più o meno trasversale, dopo l'esito del referendum, fino a pochissimi giorni fa, hanno tentato di inserire commi e iniziative all'interno dei provvedimenti anche finanziari sulle liberalizzazioni dell'attuale governo, per cercare di svuotare il significato referendario in tutta la sua portata. E allora forse qualche piccolo accenno di richiamo a quello che è accaduto merita di essere ripreso. Se oggi siamo qui a discutere su quali forme avanzate di gestione del bene acqua possiamo attivare, lo siamo grazie alla vittoria referendaria. Se non ci fosse stato questo passaggio, oggi avremmo avuto l'obbligatorietà della privatizzazione, avremmo avuto una rendita di profitto incredibile pagata a piè lista dai cittadini senza nessun rischio di impresa, a nome, a proposito, della capacità della concorrenza del mercato, del liberismo che deve fondare, come si può dire, le proprie fortune sulla efficienza e sulla concorrenza. In realtà abbiamo concepito addirittura una legge che prevedeva, come si può dire, la remuneratività del capitale anche all'interno degli obblighi di pagamento della tariffa da parte dei cittadini. Però partire anche dagli squarci che ha aperto il referendum in termini di messa in discussione dell'immaginario anche soprattutto culturale e politico di questi ultimi 20-30 anni riteniamo sia importante. L'enfasi della liberalizzazione e della privatizzazione ci ha lasciato, come possiamo constatare,
una dimensione di macerie non irrilevante, di gestioni societarie deficitarie, di mancati investimenti. Poi cercheremo magari di entrare un po' nel dettaglio di quella che è stato questo approccio, da una parte ideologico, da una parte molto, dall'altra parte molto strumentale ad alcuni interessi nazionali e sovranazionali forti, particolarmente significativi. Però questa può essere anche un'occasione, e su questo speriamo di avere le parole semplici e concrete per cercare di trasmettere e di elaborare, insomma, con quelli che sono alcuni nostri obiettivi che vorremmo porre in discussione questa sera. Vorremmo anche cominciare, esattamente come si diceva prima nell'introduzione, a capire dove possiamo costruire una comunità locale, intorno a quali valori e intorno a quali riferimenti si può ritrovare una coesione sociale. Perché le scelte anche da questo punto di vista sono molto dirimenti. Pensiamo, come si può dire, a una dimensione di società o di comunità bellunese fatta di clienti più o meno rancorosi e competitivi che vedono nell'ente locale una controparte da cui rivendicare dei servizi più o meno efficienti, o pensiamo a una comunità che in una dimensione di reciprocità e di condivisione e di riconoscimento dei beni comuni si prende cura e carico dell'autogoverno di questi beni e pone anche delle scelte democratiche di gestione di questi beni completamente diversi? Mi pare che questo, come si può dire, sia un elemento di riflessione importante e che dovrebbe in qualche modo stare a cuore anche ai futuri amministratori di questa di questa città. Allora probabilmente il tema fondante è quello di riconquistare, tra virgolette, la democrazia. Potrei anche usare un po' un ossimoro, insomma, di tornare a democratizzare la democrazia, che ha perso, come si può dire, il suo significato portante, che è quello della condivisione delle decisioni, che è quello dell'individuazione del bene prevalente in una comunità, che è quello del riconoscimento dei beni comuni. Noi però diciamo anche subito una cosa, ci sono alcuni termini che rischiano di essere delle parole totem e che poi vengono da tutti rivendicati e utilizzati in modo più o meno strumentale. Il termine della partecipazione, non ci sarà un programma elettorale che non inserirà che tutti saranno favorevoli a una forte partecipazione dei cittadini nelle scelte del governo della città, non ci sarà probabilmente, cominceranno a esserci anche più programmi che cominceranno a parlare di beni comuni, insomma, no? Quindi diciamo così, sono anche quelle parole che poi man mano che montano nella sintonia e nell'empatia dei cittadini vengono anche usate strumentalmente per captare qualche delega strumentale da questo punto di vista. Allora noi diciamo, per esempio, che i veri beni comuni sono anche quelli che sono frutto e processo di un riconoscimento che avviene attraverso la mobilitazione e le lotte dei cittadini. La definizione del bene comune è di quel bene che viene riconosciuto come tale da una comunità perché la comunità se ne riappropria e su quel bene svolge e attiva delle iniziative di lotta per difenderla e per qualificarne, come si può dire, la sua dimensione di governo e di autogoverno territoriale. Allora, venendo un po' in sintesi alcune provocazioni, la prima questione fondante è quella di chiarire che deve essere rivendicato e garantito l'accesso totale e indiscriminato alle informazioni e alle conoscenze. Sulla asimmetria delle informazioni e delle conoscenze si basa gran parte del potere di delega e del potere di mancato controllo sui servizi da parte dei cittadini. Il caso BIM GSP è un caso esemplare. Non si è mai voluta fare pubblica discussione trasparente
con la possibilità di confronto con i cittadini su cifre ballerine, su ipotesi gestionali, su modalità gestionali che avevano dei coni d'ombra e danno dei coni d'ombra gravissimi, però su questa questione la simmetria delle informazioni è rimasta tale. Non è stata garantita né all'interno dei consessi istituzionali degli enti locali né tantomeno all'interno dell'assemblea del BIM GST. Quindi il tema dell'accesso e dell'assoluta disponibilità di informazioni è fondamentale, e su questo noi poniamo subito una questione, come si può dire, sulla quale vorremmo sentire anche i candidati quanto d'accordo sono, per esempio, su questo aspetto. Noi lo abbiamo già chiesto con dei comunicati, lo chiederemo anche a breve in un incontro formale che ci sarà mercoledì prossimo al subcommissario dell'ATO di Belluno, che venga convocato la prossima assemblea dell'ATO in forma pubblica, in una giornata accessibile ai cittadini, non alle 3 o alle 4 del pomeriggio di un giorno lavorativo dove i cittadini evidentemente sono impegnati nelle loro attività di sopravvivenza, o un sabato per esempio pomeriggio, dove in quell'assemblea ATO e il BIM GST fanno un vero e proprio audit, vale a dire fanno una lettura trasparente, chiara, con comunicazioni semplici della situazione economica e finanziaria e sociale dello stato della società, perché non è accettabile che ci siano affermazioni sintetiche sulla stampa di una situazione prefallimentare, si sono usati questi termini, si vadano a chiedere pareri legali sulle conseguenze che queste situazioni possono determinare, ci sia un'ipotesi di prossimissima delibera dell'ATO per chiedere una deroga al massimo degli incrementi delle tariffe, incrementando ulteriormente di un altro 30% le tariffe per andare a sopperire a una situazione finanziaria che evidentemente è più che problematica, e su questa questione i cittadini vengono chiamati a pagare a pie lista l'intera, come si può dire, confusione organizzativa e gestionale. Quindi chiediamo che ci sia questo passaggio pubblico, aperto e trasparente. Non vi voglio tediare sulle cifre ballerine che ci sono state, sarebbe interessante, lo possiamo fare se qualcuno è curioso, ma magari nel dibattito poi ci sarà anche opportunità di chiarire qualche passaggio. Se prendessimo, come si può dire, tutta la rassegna stampa delle dichiarazioni dei nostri interlocutori, degli attacchi improvvidi che hanno fatto anche al nostro comunicato per smentire con cifre e dati che poi si sono dimostrati assolutamente insussistenti, ci troviamo appunto all'interno di un meccanismo che ha delle dosi di ambiguità assolutamente rilevanti. In quella riunione sarebbe auspicabile, apprezzabile, ed è quello che noi chiediamo e chiederemo e rivendichiamo, che ci sia la possibilità anche di intervento dei cittadini in quell'assemblea o dei comitati, perché è evidente che non può essere una comunicazione sempre autoreferenziale. Se c'è qualche dubbio, qualche perplessità di qualche cittadino su come sono state utilizzate le risorse che il cittadino stesso ha contribuito ad erogare attraverso i pagamenti e le proprie bollette, e cerca di poi prevedere in termini di incrementi esponenziali che ci saranno nelle stesse bollette, fin tanto che non ci sarà questo passaggio, io ho l'impressione che ci sia l'assoluta e giusta indisponibilità da parte dei cittadini di farsi carico anche di un unico centesimo di euro di aumento, perché non si può pensare di accettare, come si può dire, degli ulteriori sacrifici gestionali in assenza di una trasparenza di quello che è accaduto e di quelle che sono le responsabilità o personali o politiche o istituzionali, perché i livelli di coinvolgimento possono essere diversi. Seconda questione che mi pare fondamentale porre è quella che è prevista poi dal referendum, dall'esito del referendum, e di cui nessuno parla. Allora, da questo punto di vista, per esempio,
il primo quesito referendario pone la questione forte della ripubblicizzazione della gestione dei servizi pubblici. Dico dei servizi pubblici, non voglio aprire qui una questione della incostituzionale tentativo di andare comunque alla privatizzazione del trasporto pubblico locale e del ciclo dei rifiuti, nonostante che quel quesito si riferisse non solo all'acqua ma a tutti i servizi pubblici. Però è evidente che questo comporta un altro passaggio fondamentale, qui vorremmo sempre sentire l'opinione dei candidati sindaci, vuol dire fuoriuscire da una situazione gestionale basata sul diritto privatistico, come è l'SPA attuale, per passare ad una modalità gestionale di diritto pubblico, che noi riteniamo possa essere o l'azienda speciale consortile o forme similari che però si basano sul diritto pubblico. L'anomalia di questo ibridismo di tipo privatistico in società a totale capitale pubblico l'ha evidenziata nella sua ingenuità forse o nella sua spontaneità recentemente anche il nuovo presidente di BIM GSP, quando rispondendo alle sollecitazioni dei giornalisti di dire com'è la situazione economico-finanziaria della società, lui ha detto: non sono tenuto a dirvelo perché noi siamo una SPA, siamo una società di diritto privatistico, quindi il consiglio di amministrazione deciderà, farà, si muoverà in questi termini, però non siamo tenuti a dirvi questa cosa. Voi capite che per una società che è esattamente finanziata esclusivamente dai finanziamenti pubblici è un'anomalia particolare. Diciamo anche azienda speciale consortile anche per altre questioni. Primo perché ha una modalità di controllo sui propri atti molto più significativa del cosiddetto controllo analogo delle SPA di tipo privatistico. Poi perché ha l'obbligo del pareggio di bilancio ma non può prevedere forme di profitto e non può prevedere l'ingresso dei privati all'interno del modello gestionale. Sono due garanzie, due condizioni non da poco in tempi in cui queste anomalie e queste contraddizioni di modelli gestionali anche per l'Europa possono divenire degli agganci possibili per implicare la messa a gara della gestione di questi servizi proprio perché ci sono queste dimensioni di contraddizione. All'interno dell'azienda speciale poi ci sono tutta una serie di passaggi che sono da affrontarsi creativamente ma con forza. Il primo comune, il comune di Napoli in questo caso, che per primo ha applicato coerentemente l'esito referendario passando appunto dall'SPA in azienda speciale, ha fatto quello che l'esito referendario poi implicitamente richiedeva, cioè ha previsto che all'interno del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale assieme alle figure tecniche competenti ci siano i rappresentanti dei cittadini e delle associazioni territoriali come elemento di controllo non solo diretto dentro i luoghi del governo del processo, e quindi si passa dalla democrazia deliberativa dalla democrazia partecipativa alla democrazia deliberativa, ma anche poi prevedendo per esempio un consiglio di sorveglianza dove ci sono i lavoratori del servizio, dove ci sono le associazioni territoriali che devono proporre, condividere e definire anche gli assetti del piano gestionale inteso in modo partecipato. Quindi ci sono strumenti, opzioni e possibilità che sono state rirese possibili grazie al referendum che tolgono qualsiasi alibi per un passaggio, come si può dire, di piena democrazia. Due questioni tecniche per finire come proposte. Allora, l'articolo 25 del decreto recente sulle liberalizzazioni del governo Monti ha inopinatamente previsto che anche le aziende speciali, così come peraltro le società SPA in house, sono soggette dal 2013 al patto di stabilità. Ora noi chiediamo che gli enti locali, di fronte a questa, come si può dire, scelta grave, assumono una posizione altrettanto proporzionata a questa che è un'ulteriore erosione dell'autonomia e della capacità decisionale a livello territoriale sui servizi essenziali.
Non è pensabile che anche sui servizi fondamentali e essenziali si estenda questo meccanismo, che vuol dire, lo sappiamo tutti, impossibilità di investimento per gli enti locali. E siccome noi non siamo nati ieri l'altro, ma sul terreno delle lotte, delle iniziative, una certa esperienza ce la siamo fatta, abbiamo capito che dietro questo meccanismo ci sta esattamente il fatto di mettere gli enti locali nell'impossibilità di fare gli investimenti. E quando gli enti locali non sono in grado di fare gli investimenti, si aprono le porte, portoni e praterie ai privati per entrare, perché si dice: guardate, gli enti locali non sono in grado di fare gli investimenti devono essere fatti perché questi servizi devono funzionare, dobbiamo far entrare i privati. Quindi si fa rientrare dalla finestra quello che il referendum ha mandato fuori dalla porta. E quindi questa questione di chiedere che venga tolto o sostanzialmente rivisto il meccanismo del patto di stabilità per questo tipo di servizi deve essere altrettanto chiaro. Siccome poi il servizio si regge ovviamente anche sui finanziamenti, due questioni sulla dimensione dei finanziamenti. Allora, la prima questione da chiarire è che questa logica di profitto e di liberalizzazione ventennale, attraverso tutta una serie di cavalli di Troia, insomma, che abbiamo cercato di evidenziare anche prima, cosa ha portato di fatto nel nostro paese? Che in questi settori fondamentali, quando questi servizi erano gestiti direttamente dai comuni, quindi ante legge Galli, si investivano mediamente su questi servizi, considerati giustamente fondamentali, circa 2 miliardi di euro all'anno. Oggi, dopo quindi 20 anni di questo ideologismo e della necessità di avere esclusivamente dei profitti rilevanti sulla gestione di questi servizi, altrimenti se non ci sono i profitti rilevanti non si fanno gli investimenti, se non ci sono garanzie speculative anche per gli istituti di credito adeguate, non si ottengono i prestiti e quant'altro, tutta una serie di meccanismi perversi di questo tipo, siamo a 700 circa milioni all'anno di investimenti in questo settore. Quindi siamo a meno di un terzo degli investimenti che si investivano prima nel nostro paese, pur a fronte di esigenze che sono invece andate aumentando, perché solo nel settore della depurazione gli incrementi dei costi e la previsione dei costi è andata sicuramente investendo. Siamo a delle quote di realizzazione dei piani d'ambito bassissime, mediamente il 56%, noi come realtà bellunese siamo intorno al 25%, basterebbe poi vedere anche qui, a proposito di accesso alle informazioni, se prendiamo i dati di Rocon, si sono investiti 90 milioni di euro nel piano d'ambito, prendiamo oggi i dati sul gazzettino di oggi del nuovo presidente, sono 36, insomma tra queste dimensioni ci sarà pur qualcuno che si assume la responsabilità di dire poi le cose come stanno. Abbiamo degli impianti che mantengono delle dispersioni rilevantissime da questo punto di vista, quindi si sono fatti molti passi indietro e non ci sono prospettive serie in avanti. In un settore che potrebbe essere veramente anticiclico da un punto di vista del lavoro e dell'occupazione, perché nel nostro paese, se non investiamo in termini anche di finanza pubblica nei gangli fondamentali che riguardano i diritti fondamentali dei cittadini e le questioni di sicurezza, di salute e di benessere dei cittadini quotidiano, non si capisce dove si deve investire. Allora anche qui noi proponiamo meccanismi differenziati di finanziamento. Non può reggere il meccanismo che tutto va a finire nella tariffa che pagano i cittadini. Il metodo normalizzato, cosiddetto normalizzato, tutto in tariffa, non sta in piedi. Non so se i cittadini hanno capito sempre, perché noi a costo di essere ridondanti lo vogliamo sempre chiarire, non tutti i cittadini sanno che nella loro bolletta non pagano soltanto il consumo dell'acqua, non pagano soltanto la depurazione dell'acqua, non pagano soltanto la gestione del BIM GSP, ma pagano anche gli investimenti, gli ammortamenti e gli interessi alle banche, e quindi pagano esattamente tutto il meccanismo che tiene in piedi questo servizio. Non è pensabile che tutto vada a ricadere nelle tariffe dei cittadini, soprattutto nei territori di montagna, dove abbiamo costi infrastrutturali rilevanti e complicati a fronte di un gettito, come si può dire, e di un numero di abitanti
che ben sappiamo essere, definito. Allora, da questo punto di vista, noi chiediamo finanziamenti pubblici, che vuol dire riobbligare la Cassa Depositi e Prestiti a fare il suo mestiere, invece di andare a investire forme di copartecipazione con project financing per le grandi autostrade o l'alta velocità, si impegni a garantire invece i servizi quotidiani dei cittadini. Chiediamo che questa quota di finanziamenti pubblici o anche dei bond territoriali, potrebbero esserci, come si può dire, anche forme creative di assunzione di responsabilità anche da parte dei cittadini nell'individuazione degli investimenti, però in una chiave ovviamente di autogoverno del servizio con le comunità che ci sono dentro e non soltanto passivamente fuori. E poi pensiamo alla fiscalità generale. Fiscalità generale che non vuol dire ovviamente incrementare le tasse, ma vuol dire andare a ridistribuire in modo diverso le risorse di bilancio dello Stato che ci sono. Non occorre essere anche qui ridondanti per dire che si possono benissimo ridurre significativamente le spese militari e andare a investire nei servizi essenziali e fondamentali per i cittadini. Non occorre essere dei geni per pensare che ci sono anche delle tasse di scopo che vanno a penalizzare interventi non sostenibili dal punto di vista ambientale piuttosto che dispersivi da questo punto di vista. E quindi da questo ci sono, come si può dire, soluzioni articolate. Quindi noi pensiamo a un modello di tariffa che metta in discussione l'impostazione consolidata del metodo che va a finire tutto a pesare sulla tariffa del cittadino, e che sia integrato in modo equilibrato tra la fiscalità generale e la finanza pubblica, con anche delle esperienze innovative a livello territoriale che noi siamo convinti possano essere praticabili in comunità come le nostre di montagna, che anche storicamente hanno dimostrato che di fronte, quando venivano individuati i beni comuni condivisi e condivisibili, c'era la capacità di anche auto-organizzare delle risposte di servizio che andavano ben oltre le pratiche burocratiche. Ecco, queste alcune sollecitazioni magari di ingresso al confronto tra di noi.